prima dei buff. Però lo usava quando faceva ancora un po' schifo. Quando faceva schifo, perché gli piaceva un sacco il, diciamo, il rinculo della palla ombra. Quindi diceva, non ha più il rinculo, non mi piace più. Che poi ce l'ha ancora un meno. Comunque, mamma mia, inizia subito. Guarda che bravo Dina, subito legge il monkey flip. Sì, con mio tu devi prendere proprio il momentum. Perché in questo modo non fai, puoi trasparire i difetti che sono quelli del personaggio. Esatto. Guarda, aspetta, com'è bravo a riprendere subito la banana. Allora, okay. Vorrei dire che Dina Miller fa il matchup perché gioca spesso con Marco Forever. Ma in realtà ogni volta viene distrutto. Ah sì? Sì, quindi non so effettivamente perché, molto. Vabbè, forse vuole impararlo probabilmente, dai. Vediamo se Spat gli dirà non è oggi il giorno in cui imparerà questo matchup oppure se lo aiuterà a migliorare contro Marco Forever. Ma intanto quasi hai ripreso sì, il vantaggio. Sì, dopo un inizio un po' così, interrogativo da parte di Spat, adesso ha preso il controllo. Ma City con questa percentuale vostra del banana smash uccide. Uccide, forse sì, Mewtwo, ricordiamolo, è leggerissimo. Sì. Ah, peccato qua, secondo me poteva leggerlo l'atterraggio di Mewtwo, Va bene. Tra l'altro stava per uccidere con una DI un po' strana. Sì, un po' errata. Bene, pivot grab perché... Wow! Ah, anche la backthrow che uccide. Non me l'aspettavo completamente. Sì, qua comunque forse anche... Ha pure sbagliato DI perché si aspettava una relattro. Probabilmente sì. Subito riporta in parità la partita. Beh, questa presa che fa 13. Mamma mia, deve stare attento. Io ogni volta che lo vedo là e penso ora fa il side B, a Spat mi sento male perché ha pure lui un po' il vizietto di esagerare. Guarda, mamma mia, eccolo, mamma mia, qua sta leggendo tutto. Sta leggendo tutto Dina pericoloso, momento pericolosissimo. Mamma mia, lo sta proprio. Davvero bravo, fuori. Tutto, è come se gli avesse letto nella mente. Ah, là, si autogimpa. Peccato. 1-0 per Dina, peccato perché diciamo che il neutral sembrava addirittura in vantaggio di Spat. Sì. Soltanto che... Il secondo stock praticamente non si è giocato sullo stage, sì, si è giocato solo off. Ottimo edgeguard. Sì, è veramente mostruoso, cioè ha davvero coperto tutte le opzioni, ha letto tutto. Avrà imparato questo contro Mark Forever, insomma. Sì. Quindi ecco, deve... Iddy si può edgeguardare. Sì, Iddy è un personaggio che soffre le read off stage, ma proprio le soffre assai, può costargli lo stock a percentuale bassissima. Sì. Basta un colpetto anche stupido, sì, mentre ha il jetpack... E là non so cosa succede, bene, impazzisce e muore. Questa la sintesi è questa. Va bene, secondo me Spat comunque può riprenderla, può costringere Dina a switchare a NES. Forse sta ancora ricevendo coaching in questo momento. Io lo spero, perché deve secondo me ponderare di più le sue scelte off stage. È stato molto irruente. Hai presente che quando Band fa lo shield, scusate, prova sempre la combo figa assurda, vero? Sì. Era talmente spaventato durante le nostre partite che ha fatto un smash caricato. Bella, vabbè, ci informano intanto che Panda ha battuto 2-1 Saibel. Anche questo sarà stato un bel match. Non lo so. Mi fa a tilt strong e silver. E va bene. Dove siamo andati? Su Omega, tempio di Palutena. Mario, veramente? Okay. Niente, Dina Miller senza paura, veramente, così, Mario. Beh, direi questo matchup Probabilmente lo conosce benissimo Spat. Ho come l'impressione che Dina Miller si sia rotto le scatole di perdere contro Diddy e abbia scelto un personaggio che batte Diddy. Esatto, sì, perché il matchup appunto rispetto a Mewtwo sicuramente questo è migliore. Forse a favore di Mario. Insomma, abbiamo visto Ally fare cose bellissime contro Zero. Veramente un personaggio Mario in questo gioco molto molto interessante perché alla fine non perde male nessun matchup, però forse solo contro Rosa a serie difficoltà, neanche comunque. Manco se sono serie, sarà comunque di poco. Sì, esatto. Ottimo Dina Miller, continua a leggere tutti i tech roll. Sì, questo fa capire come il gioco sia anche un gioco di letture, a prescindere dal personaggio che sai usare, se sai quello che vuole fare il tuo avversario, vinci. E qua ancora questi side B, mamma mia. Davvero dove arriva ogni volta con questi side B. Qua veramente... Qua per poco non lo gimpa col Nair. Sì, qua c'è una conoscenza del matchup con Diddy da parte di Dina veramente pazzesca. Sì. Questo si sta sentendo, vediamo, resiste. Però adesso gli blossom back air o qualsiasi cosa. Sì, qualsiasi cosa penso uccida. Spat deve stare calmo, è troppo irruento. Deve confondere un po' il suo avversario, visto che è così sicuro nel read. Deve, secondo me, un attimo camperare con la banana, aspettare. Bravo. Beh, qua ha letto benissimo l'atterraggio. Fa molto spesso questo salto air dodge, Dina, con Mario. Una cosa... Sì, che deriva da Mewtwo, esatto. Ha
Ok. Ho fatto un sacco di dash attack, pure questi mi pare. Pure questi strani per Mario, in effetti. Bene, qua. Oh, l'ha ucciso. No. Ma sì, sì, infatti, dicevo, full rage, mi aspettavo che. È strano, però, perché non monterà nemmeno la red spot. È vero, è vero. Però in effetti full rage, diciamo, ci poteva stare. Bello, ho contato che sta prendendo 38 danni soltanto di fair, praticamente. Esatto, bene così, Spat, bravo. Spat mi sembra sia più calmo adesso, lo vedi che... Sì, da quando ha aggiunto il nero quasi di percentuale. Esatto. Si è tranquillizzato. Bene, qua questo è un bel mix-up, ha cercato, però non l'ha trovato. Ah, peccato. Sì, sì, sì. Banana F smash. Peccato, se fosse rimasto in scudo avrebbe potuto punire Didi. Va bene. Comunque il vantaggio però è ancora di Spat. Esatto. Ora vediamo se riuscirà a cattenerselo. Perché sembra proprio che... Bravo, ottimo mix up. Lascia la banana a terra e va direttamente di grab. Sì. Tra l'altro contro Panda abbiamo visto quante opzioni ha coperto con la banana a terra. Proprio una trappola appiazzata alla da lui davvero eccelle. Sì, sì, è veramente bravo in questo. Ok, Bren. Inizialmente stava davvero dando sì. problemi a Spat, ma dopo un po' forse che... Ma credo fosse più un problema di Dina che stava dando problemi a Spat più che Mario, ecco, probabilmente. Sì, adesso un po' ha capito cosa che continuava a punire probabilmente. Sì, 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 devo dire bravo, bravo Spat perché ha ripreso una partita che era difficile, tra l'altro dopo aver perso male, diciamolo, male la prima partita. E qua però è diventato Oddio, un po' banale. In questo momento... No, ma no, è stato graziato qua perché ha fatto l'ennesimo side B un po' sconsiderato. Ok, bene, e c'è, ok. Spat, scusate, siamo di parte, ma è anche giusto se volete. Ok. Banana up smash, new meta. No, vabbè. Questo Mario comunque non male, però... Non male, però... Spat lo conosce. Sì, non sicuramente a livello del DD di Spat come skill proprio del giocatore col PG. Probabilmente è un ottimo personaggio quando conosci il tuo avversario Mario perché alla fine ha delle buone opzioni per punire... Molto tranquillamente conosci il tuo personaggio, è un personaggio relativamente semplice da usare, anche a livelli magari non altissimi. Quindi Mario è un buon counter pick sicuramente contro Didi. Avendo vinto la prima con Mewtwo non ho capito. Però infatti voleva provare questo Mario, magari lo sta preparando per Mario Forever piuttosto che per Spat. Sì, probabilmente. Avendo un Didi a disposizione magari ha detto dai. Sì, un Didi comunque del livello di Spat che non so, io a Napoli non so se ci sono altri Didi. Non ci sono Didi main che io sappia. Infatti, quindi è... Ci sarà qualcuno che lo submaina probabilmente, ma... Certamente, però non c'è appunto un mainer nativo. Che lo maina davvero quando il gioco, cioè, quando l'ha comprato. Da quando è uscito Didi Kong per NES, va bene. E paradossalmente è iniziato a essere più bravo quando poi è stato nerfato Didi. Sì, è vero, è vero, è vero. Posso confermare, Spat sì, ha avuto un'ottima evoluzione. C'è stato un momento in cui sembrava non riuscire a migliorare, poi ha cominciato a ottenere risultati consistenti anche contro Cybel, ricordo. Mm-hmm, sì. Ora ha ancora dei demoni, tipo me. Sì, esatto. Che ogni volta che gioca contro di me sembra che gli passi la voglia di vivere. Sì, è vero, è vero. Tra l'altro secondo me è anche una tattica, lui si incupisce in volto e cerca di intenerirti. Comunque torna a Mewtwo. Torna giustamente a Mewtwo. Adesso però vedremo se questa partita con Mario... gli inficerà il set perché certo se dovesse essere even la partita potrebbe pentirsene. Strano comunque che non abbia uscito un S, forse non gli piace il matchup, che dici? È probabile, comunque ora come ora a me sembra che il suo main alla fine sia proprio Mewtwo. Ah sì? Okay. Sì, glielo vedo usare molto di più di Ness. Okay. Intanto qua lo sta continuando a tenere off stage. Esatto. Spot deve assolutamente matchuppare questa recovery. Vediamo adesso questa combo. Ah, qua la conosce bene questa. La conosce bene, infatti. Ok. Veramente un point con Mewtwo comunque, Dina. Non me l'aspettavo così preparato con questo personaggio. Veramente sì. Sempre scontato che sia di Diddy, ma quando non lo è. Sì, no, questo Nai gli copre davvero tutto. Tutto, sì, sì. Deve essere bravo a scudarlo e aspettarselo. Spazio, sì. Allora stare molto attento perché tra 10-20% la kill può arrivare da un fail. Da qualsiasi cosa. Esatto. Ultimo qua altro level fail. No, ancora. È veramente preparato sul match. Tra 1% Mewtwo avrà la rage e di conseguenza probabilmente la sto ucciderà. Sì. Non so adesso se potrebbe uccidere pure Fenta. Guarda come distrugge la banana col fail senza pietà. Bello. Bene, qua copre l'atterraggio, una frame trap probabilmente. Sì. Adesso comunque passa una grab a sì. Non si deve fare condizionare però Spat è bravissimo a riprendere la banana sì. Qua bravo ottimo ottimo sì sì la sì grab,
ricordiamo. Deve riuscire. No, non ti non rollare dentro quel Nair, perché? È una cosa che fanno sempre Didi, rollano tantissimo. Sì, sì, è vero. Didi è davvero una roba fantastica, però qua si fa. Sì, poi dire. Come tutto diventa prevedibile. Comunque dobbiamo dire che Mewtwo, quando tiene gli oggetti con la forza del pensiero, ci fa eccitare un po' tutti. Ok. Bene, Spat. Okay, comunque volta si potrebbe anche riaprire. Sì, sì, sì. Trovare molto in certa la kill. E sappiamo che Didi la trova. La trova con abbastanza semplice. Adesso penso che Banana Smash. Sì, uccida. Penso che uccida, sì. Bene, col back air. Stava quasi per uccidere. Esatto. Per capire quanto è leggero Mewtwo. Peccato. Qua forse poteva andare proprio di up smash. Prende un bel po' di danni, pericolosissimo. Ha rischiato tutto Dynamiter qua. I barili uccidono Mewtwo. Barili ogni tanto uccidono. Lo deve scudare questo Nair. Mettere una posizione brutta, però adesso forse Spat. Comunque Spat non riesce veramente a trovare le contromisure col Nair. Mi sembra proprio che sia la mossa che gli dà più problemi. Anche qua no, va di shield grab e non trova la punish. Ancora down tilt. L'altro è praticamente safe. Sì, ma sì, è spaventoso. Pericolosissimo. Gioco di prestigio qua di Spat. Sì, molto rischioso, ma bolla. Sì, ha un problema serio. La bolla zigzag. Qua va con un Nair un po' a caso. Aspetta, diciamo, la recovery bassa, ma Spat intelligentemente non ci casca. Non ci casca, esatto. Va direttamente sopra lo stage senza appoggiarsi all'edge. Qua ci vogliono 2-3 read piazzate bene per Spat per riprendersi bella tutto lo svantaggio. Ecco la prima. Bene, qua era stato bravo a leggere, però poi doveva punire quel pericolosissimo. Un altro pair. È pericoloso. Bravo. Ottimo. Però Spat, bravissimo, non si fa leggere questa volta. Però qua davvero una grab. Sì, mette fine a tutto. Mamma però. Mia, niente è finita. Però va bene. Niente male. Bel match, molto combattuto. Bravo, complimenti a Dynamirror comunque, che è davvero delle read sorprendenti, vorrei dire, non avendo mai giocato con Spat, è vero, e conosce